Senza, molto quale piacere, senza il quale non sarei neanche qua, esatto. E soprattutto che è un grande artista anche lui, pittore, quindi io grazie anche alla pittura di mio padre, sono diventato artista, datemi il tempo, chiaramente datemi il tempo, mia sorella che la vedo lì, mia moglie chiaramente che amo moltissimo e che mi sopporta, o meglio ha condiviso con me delle cose molto importanti, dei grandi progetti ambiziosi, ma soprattutto un progetto familiare, dove abbiamo avuto la fortuna di avere due figli straordinari, che sono Aimé e Chéri, i nostri amati figli, che è stata la più bella cosa che abbiamo avuto nella nostra vita. No. Questo era l'inizio. Scusate, io purtroppo mi dicono che parlo tanto, ho fatto anche un po' di politica, qualcuno lo sa, il consigliere regionale 10 anni, presidente della commissione di sanità e tutto il resto, ho avuto l'occasione di parlare in pubblico tante volte. Questa è un'occasione diversa dal solito, però per me oggi è un giorno molto importante. Ho lavorato una vita, devo dire la verità, per ideare questa innovazione nell'arte, questa teoria artistica come la chiamo io. Un'innovazione, l'arte necessita di evoluzione e di innovazione. Tutto parte quando ero bambino, quando ero seduto sotto il cervino, guardavo davanti a me e vedevo questo spazio immenso che era davanti a me e avevo già una sensazione di voler superare, ma soprattutto avevo il senso dell'immortalità da bambino. Sempre avuto questo senso dentro di me. Non solo, vi dico di più, i miei genitori mi hanno detto che Dio c'era, come a tutti voi. Quando ero piccolo mi è stato detto, Dio c'è. Quindi io chiaramente da lì inizio le mie ricerche, ero convinto che Dio ci fosse. Ero convinto di questo. Da lì comincio le mie ricerche artistiche. E un giorno a Cervinia, faccio sempre questa battuta, mi trovavo a 10 anni con un bambino di Milano, pensa un po', Filip. Questo bambino mi dice, il mio papà ha comprato un quadro con un taglio sopra. E io gli dico a questo bambino, possiamo farlo anche noi, perché lui poi mi dice, questo quadro dicono che varrà tantissimi soldi un giorno. Da lì vengo condizionato da questo taglio, il concetto spaziale di Lucio Fontana. Tutto parte da lì. E poi vengo condizionato anche indirettamente, chiaramente, dall'atelier di mio padre, perché io sì da bambino sono stato nell'atelier di papà, ho visto la pittura, i Bleu Village, quello che faceva mio padre, le ricerche che portava avanti nell'arte. E poi sono stato colpito profondamente, questo devo dirlo, ho avuto paura, quando ero piccolo, non so se lo sa il professor D'Averio o Guido, in un museo mi portano a vedere una bellissima mostra dove c'era l'urlo di Munch. L'urlo di Munch mi ha impressionato moltissimo perché vedevo in quella tela la potenza dell'arte. Lì vedi il fantasma, l'anima che si stacca dalla strada. È impressionante l'urlo di Munch. Rimango impressionato da questo. Infatti se voi vedete la forma della porta dell'aldilà che taglio io, ricorda anche un po' la forma dell'urlo di Munch. Non lo dico io, l'ha detto la dottoressa Tazartes, la storica dell'arte, che tra l'altro oggi non è presente per motivi di salute, che saluto e ringrazio per il testo che ha scritto. Tutto parte da queste considerazioni, però la necessità di fare arte per me era troppo importante, era la mia vita, ho fatto anche altre cose, tutti lo sanno, però ho sempre continuato a lavorare, dipingevo, creavo, assemblavo, smontavo, costruivo, rismontavo, distruggevo e ricreavo, professore. Poi un giorno ho conosciuto Guido Folco di Torino, mi mandano dalla dottoressa Sandretto alla fondazione Rebaudengo, no? Mi mandano lì con delle fotografie, io ero in emerito sconosciuto allora, comitati scientifici, professori, sa com'è, mi hanno ricevuto, no? Ah, fa delle bellissime cose, però mi scusi, abbia pazienza, prima di essere messo qui deve fare una strada, mi ha detto la dottoressa Sandretto, no? E mi ha indirizzato dal dottor Folco, che mi ha seguito in tutti questi anni, portandomi un po' in tutto il mondo in grandi mostre, e mi ha seguito anche nella teoria artistica, nella ricerca artistica. E questo è per arrivare al dunque. Poi cosa succede? L'evoluzione del mio lavoro parte da alcune opere concettuali, le prime più importanti si intitola Meditazione post-mortem, che sono dei teschi con pipa che vanno a rappresentare la possibilità per l'uomo, dopo la morte della materia, di poter meditare. Voi immaginate una persona di una certa età che fuma, io e il professor D'Averio purtroppo abbiamo questo brutto vizio di fumare, dovremmo togliercelo, però. No, non è brutto. Non è brutto, a noi piace, però al di là di quello.
immaginiamo una persona di una certa età che fuma vicino a una panchina e noi la guardiamo. Questa persona, ho finito, dà l'idea, un attimo, ho finito adesso di fumare. Ah, bravissimo. Così finisce. Dà l'idea, ho finito. Datemi ancora 3 minuti. 2 minuti. Dà l'idea di meditare, no? Allora la pipa è stata messa per quello, per ricollegare la parte spaziale con l'aldilà. Vado avanti, codice Machignà. Codifico in via definitiva certe cose attraverso lo spostamento della tela su un'altra tela col codice. In ultimo mi ero reso conto che la ricerca continuava, non bastava ancora. Mi siedo un altro giorno sotto il Cervino, guardo davanti a me e lì la grande intuizione che ho avuto nell'arte, e mi rendo conto che lo spazio non è più sufficiente, va superato nell'arte, per cui è necessario trovare una soluzione per superarlo. Come possiamo superare lo spazio nell'arte? E lo spazialismo, da una parte i concetti dello spazialismo e il limite dello spazio anche dello spazialismo. Lasciamoli un interrogativo. Dobbiamo aprire un varco, un corridoio, dobbiamo aprire questa porta, la porta dell'aldilà nell'arte, con un codice preciso, con un taglio codificato e ragionato nell'arte. Quando ho fatto questo ho capito che avevo per la prima volta nella storia dell'arte legato per sempre la dimensione spaziale, la dimensione temporale e la dimensione al di là, che è la dimensione spirituale, ma è la dimensione di Dio Padre. Quando ho fatto questo, cosa ho capito anche? Ho capito che era necessario guardare lo spazio da un altro punto, non più da qui, come siamo io il professore con tutti voi. Noi siamo nello spazio, ma siamo anche nel tempo, che è il palcoscenico della vita. Ma Dio ci guarda da un'altra dimensione, ci guarda dalla porta dell'aldilà, Dio. Ho concluso. Oh, bravo! Bella cosa di chiamare Dio Guayor, guarda, se vedi troppo, poi non comprano più il libro. Non voglio parlare di più, poi vedete cosa combino. Però lui è qua, può parlare ancora anche senza microfono, quindi lasciamo tutti liberi, anche perché mi hanno detto che fuori c'è tantissima gente e magari non diamo la possibilità di entrare. Sì, ah, giusto. Ah, scusate, importante. Ah, mentre noi chiuderemo, l'artista si sposterà in ottagono, in galleria, e farà una performance tipo il nuovo realismo. In sostanza, tra qualche minuto vedrete in diretta una performance in prima assoluta col portale al di là inedito che ho creato per questo evento, che sarà il portale di superamento dello spazio nell'arte, dove diremo qua fuori e supererò per sempre nella storia dell'arte lo spazio-tempo, tra qualche minuto. Grazie. Prima fa bene anche bere qualche bicchiere di vino.